Molta gente mi chiede perché io sono diventato un appassionato, un entusiasta della febbre, della storia locale, della linea gotica. Sarò brevissimo. Per anni sono venuti qua i veterani che purtroppo stanno scomparendo per motivi di età. Ma una cosa che mi ha reso amante del popolo brasiliano, amante della storia del nostro paese, è stato il racconto dei nostri vecchi, quelli che hanno provato sulla propria pelle 6 mesi di guerra. Gente che ha vissuto insieme ai brasiliani, gente che ha condiviso il pane, il vino. Ricordiamoci che questi brasiliani che venivano da 9.000 km di distanza, questi 25.530 uomini, di cui quasi 500 morirono qua in Italia, 2.000 feriti qua in Italia, molti qui a Montese, vennero per la nostra libertà e per la nostra democrazia. E quindi ne sarò sempre immensamente grato. È una storia di guerra, sì, perché qui morirono parecchi soldati, ma è anche una storia di amicizia tra il popolo brasiliano e il popolo italiano. Erano uniti da una lingua comune, portoghese italiano, da una religione che è molto simile, cioè era uguale, che era la cattolica, e questo giantino latino. Io vado a parecchie conferenze, a incontri, conosco molti altri veterani, anche americani, ma l'amore della mia gente e l'amore che ha ricevuto dal soldato brasiliano, dal Pracinha, è stato sempre grande. E invito voi, nuove generazioni, quando io giustamente non ci sarò più, di portare avanti questa storia, perché è una bella storia. Come ho detto, è anche stata una storia d'amore. Qui abbiamo un esempio, Mario Pereira, che è figlio di un veterano e di una ragazza italiana. Ci furono 50 matrimoni tra ragazzi italiani e ragazze italiane e soldati brasiliani. Colgo, chiedo scusa che mi sto emozionando, quindi sarò breve. Colgo anche questa occasione per ringraziare tutti voi, il mio sindaco Luciano Mazza, l'ambasciatore, il colonnello Medina, il nostro amico della Marina, tutti. Ringrazio tutta la cittadinanza che mi è stata molto vicino, l'AVAP e tutte le persone delle varie associazioni. Voglio ringraziare con un carino speciale i miei amici del gruppo storico da FEB, che è presidente, che abbiamo qua, il dottor Renault, Spina, tutta la gente. Un grande abbraccio al mio amico fratello Mario Pereira, alla mia mamma Donna Maria, e grazie a tutti voi. E ultimo ringraziamento va alla mia stupenda famiglia. Devo ringraziare mia moglie Francesca e mio figlio Lorenzo, che mi hanno sopportato in questo lungo percorso della malattia. Vi voglio tutti bene. A Cobra va sempre fumando.